Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale. Anche se io sto facendo questo video la sera del 28 e voi probabilmente lo vedrete la mattina del 29. Comunque, è successo dopo tantissime voci di questi giorni. Massimo Coda lascia Lecce per accasarsi al Genoa. Il contratto biennale di 1,5 milioni l'anno. A noi dovrebbero arrivare più o meno 3-4 milioni. Ovviamente fatemi sapere con un commento cosa ne pensate. Ovviamente anche un bel mi piace e iscrivetevi al canale perché puntiamo ai 1500 iscritti. Che dire, mi dispiace tantissimo perché secondo me Coda è stato uno degli attaccanti più forti della storia del Lecce, anche le statistiche lo dicono. Perché fare 40, più di 40 gol in 2 anni è veramente tanta roba e mi sarebbe piaciuto vederlo all'opera in Serie A perché secondo me poteva fare bene, ma chiaramente è il giocatore che sceglie e sicuramente non è riuscito a resistere al contratto che il Genoa le ha offerto, 1,5 milioni l'anno. Ora non mi ricordo quanto prendeva da noi, ma credo che prendeva meno di 1,5 milioni. E poi ragazzi, consideriamo una cosa che con quei 3-4 milioni possiamo comprare qualcuno di buono per la Serie A, secondo me. Perciò ho letto veramente tantissimi commenti di persone che iniziavano a criticare Corvino, l'operato della società. Ragazzi, aspettiamo il calciomercato vero e proprio, che comincerà dal 1 luglio, prima di fare dei giudizi comunque sull'operato delle persone. Certo, ora sarà importantissimo trovare il sostituto perché non possiamo presentarci in Serie A con Cissé, Rodriguez e Colombo. Serve una prima punta d'esperienza che magari abbia fatto già la Serie A. Si parlava di destro, ma destro è andato all'Empoli. Quindi non lo so, dobbiamo appunto trovare il sostituto. Ma attenzione perché potrebbero verificarsi vari addii. Non si parla solo di Coda, ma anche dell'addio di Maier, Bjorkengren, Tuja, Calabresi, a meno di quello che ho letto, e si parla proprio di una vera e propria rivoluzione. Io spero, ma è giusto vendere qualcuno per rimpiazzare e comprare qualche giocatore più valido, ma rompere quell'equilibrio, quel gruppo che si era formato, quel gruppo coeso che ci ha permesso di vincere la Serie B e andare in Serie A, allora no. Secondo me qualche elemento deve rimanere. Tra cui io, Coda, Strefezza e Hjulmand, li avrei tenuti. Di Mariano, secondo me, può anche andare in Serie B, anche se mi dispiace, però sicuramente in Serie B farebbe di più la differenza. Comunque, ci saranno altri video aggiornamenti. Io faccio un grossissimo in bocca al lupo a Massimo Coda per questa sua nuova avventura. Lecce non la dimenticherà mai. Mi dispiace, però è così che va il calcio. E niente, ci sentiamo al prossimo video. Forza Lecce sempre. E ciao.